Se dovessimo scegliere un film come simbolo dell'età d'oro di Hollywood, questo sarebbe sicuramente Casablanca. Uscito nel 1942 e diretto da Michael Curtiz, vede come protagonisti Humphrey Bogart, che proprio grazie a questa pellicola divenne la più grande icona del cinema hollywoodiano, e Ingrid Bergman. Vincitore di ben 3 premi Oscar come miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura, Casablanca è sicuramente la pellicola più celebre e citata della storia del cinema, con battute diventate iconiche e personaggi che ancora oggi sono fonte di ispirazione per numerose altre opere. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Play it once, Sam, for all time's sake. I stick my neck out for nobody. He's looking at you, kid. Round up the usual suspect. Nel 1998 viene inserito al secondo posto nella lista dei 100 film più importanti della storia americana e nel 2006 viene giudicato come il film con la sceneggiatura migliore di tutti i tempi. Siamo in piena Seconda Guerra Mondiale e Lisbona diventa la città simbolo per lasciare l'Europa e trovare la libertà oltreoceano. Lisbon became the great embarkation point, but not everybody could get to Lisbon directly, and so a tortuous roundabout refugee trail sprang up. Per arrivare a Lisbona però bisogna aggirare il regime nazista e quindi passare da Casablanca, ultima città che separa i fuggiaschi dal Portogallo. Per imbarcarsi sull'aereo che porta appunto a Lisbona, i fuggiaschi hanno bisogno di avere con sé delle lettere di transito, che sono dei documenti firmati che appunto consentono di imbarcarsi su questo aereo. Una sera queste lettere di transito arrivano nel locale del nostro protagonista, ovvero Humphrey Bogart, che interpreta Rick Blaine, che è proprietario del Rick's Café. Un po' un caffè, un po' una bisca, un po' ritrovo per tutti questi fuggiaschi che arrivano da tutta Europa. I hear about Rick's. Everybody comes to Rick's. I've already heard about this cafe and also about Mr. Rick himself. Queste lettere di transito arrivano nel locale di Rick nelle mani di Guillermo Ugarte, interpretato da Peter Lorre, malvivente conosciutissimo diciamo in città, che probabilmente le ha rubate o comunque sottratte a dei nazisti che tra l'altro sono stati uccisi. Questo Guillermo Ugarte chiede a Rick se li può conservare, appunto, le lettere di transito perché le vuole rivendere a dei compratori che vogliono lasciare la città. Tonight I'll be selling those for more money than even I have ever dreamed of, and then addio Casablanca. Il problema è che subito dopo aver consegnato le lettere di transito a Rick, Guillermo Ugarte viene arrestato dal capitano Renault, che vuol fare bella figura con il maggiore tedesco che è venuto in città per controllare un po' la situazione di questi fuggiaschi. Nello stesso momento in città arriva una donna, Ailsa Lund, interpretata da Ingrid Bergman, e suo marito, Victor Laszlo, un super mega ricercato dal regime nazista, scappato da un campo di concentramento e leader della resistenza cecoslovacca. I reserve a table, Victor Laszlo. Yes, Monsieur Laszlo, right this way. Ma è l'arrivo della donna che manda in confusione e in tilt il nostro protagonista, il nostro Rick, perché si viene a scoprire che Rick e Ailsa hanno avuto una relazione tempo prima ed erano follemente innamorati. Sam, I thought I told you never to play. Ovviamente Rick capisce subito di essere ancora innamorato della donna, ma qui mi fermo perché non voglio fare ulteriori spoiler. Quello che dovete domandarvi è: il nostro protagonista aiuterà la sua amata a lasciare Casablanca con suo marito o cercherà in tutti i modi di riconquistarla? Vi assicuro che questo triangolo amoroso, questo amore diviso tra cuore, dovere e sacrificio renderanno questa storia indimenticabile. Ci sono tantissime curiosità e aneddoti che arrivano da questa pellicola, sicuramente la più famosa è quella della sceneggiatura non completa, non finita. Soprattutto la Bergman si lamentò molto perché non sapeva quale dei due uomini alla fine avrebbe scelto, se Rick o Victor Laszlo, quindi quando andò da regista a chiedere un suggerimento su quale dei due uomini doveva amare, è famosissima la citazione che dice che Michael Curtiz le rispose: fai una cosa a metà. Una delle curiosità che in pochi conoscono è che effettivamente in questa pellicola recitano attori fuggiti dal regime nazista, fuggiti dall'Europa devastata dalla guerra. Altra curiosità riguarda Humphrey Bogart, innanzitutto su come gli è stato assegnato il ruolo. Questo perché inizialmente il ruolo doveva essere assegnato a Ronald Reagan, sì, proprio lui, l'ex presidente degli Stati Uniti,
Successivamente era stato assegnato a George Raft, ma anche lui rifiutò, e quindi venne scelto Humphrey Bogart. Quindi vedete che a volte è proprio destino. Piccola curiosità, Humphrey Bogart per tutto il film recita con delle scarpe con il tacco, perché era molto più basso di Ingrid Bergman. Ci sono però due curiosità che sono davvero incredibili. La prima è quella che si è creato una specie di effetto Mandela dietro questa pellicola, perché tutti ricordano che la frase iconica di Casablanca è "suonala ancora, Sam". Ma non è così. You played it for her, you played it for me. Well, I don't think I can remember. If she can stand it, I can. Play it. La frase "suonala ancora, Sam" non è di Casablanca, ma è di Una notte a Casablanca dei fratelli Marx, che è una delle tante citazioni di questa pellicola. Ma veniamo alla seconda e ultima curiosità, che secondo me è una vera e propria chicca. Nella scena finale vediamo il famosissimo aereo, che poi è quello che viene preso per lasciare Casablanca e dirigersi a Lisbona, quindi anche un po' il simbolo della libertà. Ma in realtà non era un vero aereo, era una sagoma, e quindi per girare le scene venne usata la tecnica della prospettiva. Michael Curtiz, il regista, voleva, per rendere tutto più vero, più autentico, mettere delle persone attorno appunto a questo aereo. Il problema è che le persone erano troppo più alte e grosse della sagoma, e quindi per interpretare il ruolo degli operai vennero assunti dei nani. Ebbene sì, le persone che vedete attorno a quell'aereo in quella scena sono nani. Dal punto di vista tecnico, questo film va sicuramente ricordato per il suo lunghissimo flashback, probabilmente uno dei flashback più lunghi della storia del cinema. Come potete vedere, sia in entrata che in uscita dal flashback viene utilizzato il fumo come dissolvenza. In entrata il fumo di sigaretta, in uscita il fumo del treno in partenza. In entrambi i casi, per enfatizzare e suscitare un'emozione di nostalgia, viene utilizzato anche un raccordo sonoro con alcune note del tema musicale. Va anche ricordato per il dinamismo di alcune scene, frutto dell'esperienza di Michael Curtiz, che veniva comunque da un cinema d'azione. Curtiz forse non era un regista bravissimo con gli attori, ma era molto valido tecnicamente. E poi la fotografia, sicuramente una buonissima fotografia, e il montaggio sonoro. Uno dei primissimi esempi in cui il tema musicale, tra l'altro uno dei temi musicali più famosi e importanti della storia del cinema, viene frammentato e riproposto in alcune scene e accennato solamente con alcune note. Va anche detto che oltre ai protagonisti Humphrey Bogart e Ingrid Bergman abbiamo un cast forse non stellare, ma sicuramente pieno di bravissimi attori. A partire da Paul Enright, che interpretava Victor Laszlo. The first evening I came into this cafe, I knew there was something between you and Ilsa. Since no one is to blame, I demand no explanation. Passando per Peter Lorre nei panni di Ugarte, Claude Rains nei panni del capitano Renault, Conrad Veidt nei panni del generale Strasser, Dolley Wilson nei panni dell'indimenticabile Sam, un bravissimo Sidney Greenstreet nei panni del signor Ferrari. E come dimenticare una scena iconica come quella di Ingrid Bergman, che chiede a Sam di suonare la sua canzone preferita. Play it one, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Tra le migliori scene non potevo non inserire la mia preferita, quella del canto della Marsigliese. E infine, come non citare una delle scene più importanti della storia del cinema, il dialogo finale tra Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Casablanca è sicuramente una pellicola imperdibile, un film che è stato usato anche come simbolo della lotta al regime nazista,
Sicuramente non ebbe il successo che meritava quando uscì nel 1942, ma ha saputo nel tempo costruirsi quello spazio che è dedicato solo a pochissime pellicole nella storia del cinema. È un film che tutti conoscono, un film che almeno una volta tutti hanno sentito nominare. Ci sono due degli attori più importanti di sempre. È un film che non ha neanche categoria, perché è un po' dramma, è un po' film d'azione, è un po' film di spionaggio, è un po' film commedia, perché ci sono tante battute simpatiche che fanno ridere, è un po' film d'amore. Non a caso è stata decretata come miglior sceneggiatura di tutti i tempi. Io voglio lasciarvi con questa frase: un film vero ieri, oggi e domani può essere sicuramente definito un grande classico, e Casablanca sicuramente può essere definito un grande classico.